Buongiorno signori, oggi parliamo nella diretta del giorno degli infortuni nel CrossFit. Oggi giovedì 8 ottobre, anno del Signore 2020. Come sempre, anche per questa diretta non sarò solo, ma la faremo con un ospite. Nel frattempo ringrazio e saluto il pubblico che vedrà questa chiacchierata in diretta qui su Instagram o nei prossimi giorni su IGTV, su YouTube, oppure ascolterà l'audio di questa, spero, interessante chiacchierata su Spotify, su Apple Podcast, eccetera, eccetera. Nel frattempo che aspettiamo il nostro ospite di oggi, che poi vi presenterò successivamente, provvedo a scrivere il titolo nei commenti. Buongiorno nel frattempo a tutti coloro che hanno deciso di ascoltarci in diretta, quindi nel frattempo che prendete il vostro caffè post pranzo, magari rimanete ad ascoltare e a vedere la nostra chiacchierata. Parleremo appunto di infortuni nel CrossFit, in questo sport per certi aspetti nuovo e su cui ancora non è moltissima la letteratura scientifica. E buongiorno nel frattempo a tutti coloro che ci salutano. E quindi non è moltissima la letteratura scientifica in tema di infortuni nel CrossFit, vista la giovane età di questo sport, ma possiamo utilizzare sia, diciamo, le evidenze scientifiche che abbiamo di sport affini, e quindi degli infortuni negli sport affini, e quindi anche della prevenzione, e poi ovviamente sfruttare l'esperienza sul campo che giorno a giorno, giorno per giorno, in base ai professionisti che appunto lavorano in questo ambito, fanno. Quindi maggiore è l'esperienza sul campo dei professionisti della fisioterapia, come quello che avremo oggi nella diretta, e maggiore quindi anche la capacità di migliorare e di rendere più efficiente sia la prevenzione ma anche il trattamento e il recupero post infortunio. Vedo già che siamo non pochi, addirittura 8 milioni di persone, e quindi aspettiamo il nostro ospite di oggi. Nel frattempo buongiorno Stefano, buongiorno anche agli altri, all'altro nostro pubblico. Ricordo che con Stefano Bertolini abbiamo anche fatto una diretta che potete trovare su IGTV ma anche su YouTube, proprio riferita alla pesistica invece, quindi al sollevamento pesi olimpico nel CrossFit. Aspettiamo ancora qualche minuto, siamo in perfetto orario. E nel frattempo quindi vedremo anche nella nostra chiacchierata quali sono ad esempio le articolazioni più coinvolte a livello statistico nei primi dati che iniziano ad uscire. Ne avevo scritto anche anch'io qualche tempo fa un articolo che trovate sul mio sito intitolato proprio Gli infortuni nel CrossFit. C'era uno studio scientifico, diciamo uno studio epidemiologico, che andava a valutare 449 praticanti di CrossFit in un box ufficiale nei Paesi Bassi, e in base a dei questionari che venivano fatti a questi atleti si valutavano il numero di infortuni che avevano avuto e le articolazioni principali che erano state coinvolte. I risultati, oltre a leggerli sul mio articolo, poi ne parleremo nella diretta con il nostro ospite di oggi, che si fa un po' attendere, e quindi ne approfittiamo per continuare la nostra chiacchierata. C'è da dire che, ad esempio, sempre riferito a questo piccolo studio epidemiologico sugli infortuni, la maggior parte degli infortuni avvenivano nei primi 6 mesi di allenamento, quindi diciamo dal momento zero fino ai primi 6 mesi di pratica nel CrossFit era il momento in cui c'era stato il maggior numero di infortuni, e questo ovviamente ci fa capire quanto sia importante iniziare bene, quindi evitare soprattutto nelle prime fasi un allenamento sbagliato, sia in termini di carenze tecniche che di eccessiva velocità che di eccessivi carichi. E quindi risulta in questa chiave, anche in funzione di prevenzione, una
un'ottima, diciamo, risulta fondamentale il ruolo degli allenatori che appunto devono provvedere o dovrebbero provvedere proprio a far sì che le persone prima imparino come fare e cosa fare e solo successivamente diventino più bravi a farlo velocemente e magari con più carico. L'ospite di oggi è un fisioterapista che opera già da diversi anni nel CrossFit e non solo, perché la sua esperienza di rugbista primo, quindi che lavora anche con la federazione rugby, ma anche nel sollevamento pesi olimpico, nella nazionale di sollevamento pesi della FIPE, ne fanno sicuramente persona con una discreta esperienza. E appunto quest'oggi metteremo, diciamo, daremo voce a questa esperienza per la nostra chiacchierata. Nel frattempo, quindi, saluto nuovamente il numerosissimo pubblico, salito adesso a ben 9 milioni di persone, quindi diciamo che facciamo concorrenza al telegiornale per numero di spettatori. E chi di voi si è allenato in mattinata? Chi di voi si allenerà? O chi di voi si è appena allenato all'ora di pranzo? Vediamo un po' di capire gli orari preferiti di questo pubblico di allenamento. E poi, quindi, appena il nostro ospite si connette, provvediamo immediatamente ad invitarlo, così iniziamo subito ad entrare nel vivo della nostra chiacchierata. Buongiorno Stefano! Eccoci, buongiorno a tutti, Perfetto, grazie perfetto. dell'invito. Grazie a te Stefano, ti fai aspettare come tutte le personalità, quindi di livello, ti fai un po' aspettare. No, Quindi, tutt'altro. velocemente salutiamo il nostro Michele Castellano. Confesso di non conoscerlo, diciamo, di persona, ma diciamo di conoscerlo soltanto di fama. Grazie ad amici comuni che appunto mi hanno fatto il suo nome come persona molto esperta della materia e quindi potevo forse perdermi l'occasione di intervistarlo in una diretta, ovviamente no. Michele è un fisioterapista, come dicevo, ex rugbista, e poi parleremo magari, ci dirai meglio, diciamo, della tua esperienza nel rugby, che sono abbastanza curioso. Attualmente, segue la nazionale femminile, sempre di rugby, ed anche la nazionale, della FIPE di sollevamento pesi, oltre che appunto lavorare molto con sportivi di sport ibridi, tra cui il CrossFit. Ti lascio subito la parola, Michele, in maniera tale che tu possa infarcire meglio la mia scarna descrizione e poi iniziamo a fare la nostra chiacchierata. A te, Michele, la parola. Grazie, grazie di questa presentazione. Tengo soltanto a sottolineare che probabilmente nessuno si ricorderà della mia performance come rugbista e tantomeno come pesista, però spero insomma di lasciare un segno come professionista, che scherzi a Che parte. ruolo avevi nel rugby? Ma io giocavo ala, Ah, quindi. un tre quarti insomma abbastanza interscambiabile, però tendenzialmente erano le attività concentrate sulla velocità, insomma, quindi Beh, l'ala quindi era. l'ala, diciamo, l'ala nel rugby è un connubio perfetto tra potenza, insomma, tra forza e velocità, quindi Sì, assolutamente sì. un ruolo a suo modo ibrido. Assolutamente sì. Già quando per esempio mi spostavano al secondo centro, già avevo un po' più di difficoltà perché poi ho cominciato a giocare tardi, insomma, che ero già adulto. Quindi, come tutti gli sport, più tardi inizi e più gli schemi motori sono difficili da apprendere, soprattutto poi Certo. negli sport di prestazioni. Questo è tanto vero, ma lo è forse ancora di più negli sport di situazioni in cui comunque hai tante variabili da gestire. Quindi insomma mi sono trovato con un po' di difficoltà, per cui io quello che consiglio a tutti è comunque di cominciare un'attività sportiva di qualsiasi tipo, non per l'aspetto agonistico in sé, ma per l'acquisizione prima possibile della più grande e maggior parte di schemi motori, perché poi la carenza di questi negli anni li paghi, insomma, da un punto di vista prestativo nella migliore delle ipotesi e da un punto di vista infortunistico nella peggiore. Tu prima hai accennato per esempio proprio alla progressione, no? All'importanza del tecnico, io lo chiamo professionista, quindi sono assolutamente d'accordo con te, estendo questa cosa a tutti quelli che si occupano della salute dell'atleta, ma sicuramente l'allenatore riveste un ruolo più importante rispetto a qualsiasi altro professionista nella salute appunto dell'atleta. E aggiungo soltanto una cosa rispetto alla tua presentazione.
che queste due esperienze in questi due ambiti sportivi professionisti mi hanno permesso di sommare poi quella che è la gestione dell'atleta da uno sport appunto di situazione di grandissimi numeri come il rugby, ha una squadra numerosa Certo. rispetto ad altri sport come il calcio, quindi tanti numeri, tante realtà diverse, rispetto a quella che è l'esperienza con la nazione fisica olimpica, che invece lì è uno sport di prestazione dell'individualità estrema, quindi una sola persona che fa un gesto. Quindi diciamo che ho visto un po' i due estremi, ho potuto quindi farmi un'idea, che è quella appunto che adesso andremo a parlare. E di quella che è la gestione dell'atleta e quella che è appunto la prevenzione. Quindi per gestione intendo la riabilitazione e la prevenzione. Per cui ecco, insomma, per me è Bene, importante dicevo, allora questo. io direi subito di entrare nel vivo e lascio a te ovviamente il primo argomento, se vogliamo iniziare dall'aspetto generale e preventivo oppure vogliamo iniziare invece dal trauma e quindi dagli infortuni che riscontri tu. Scegli pure Ok. da. Cominciamo dal trauma, perché Trauma, vai. è bene Partiamo dalle cose immaginare, brutte e poi andiamo alle esatto, cose affrontare subito le emergenze, anche se per belle. fortuna nel CrossFit non ci sono delle emergenze come per esempio possono esserci nel rugby, quindi già il soccorso, diciamo, nel CrossFit non c'è, nel rugby invece è prevista l'assistenza da parte fisioterapista al medico nel soccorso anche in campo, perché purtroppo possono Certo. verificarsi delle emergenze. Però diciamo, prendiamolo come concetto generale, affrontiamo appunto la parte della riabilitazione. Diciamo che dare un nome e dare, più che un nome, no, il nome ce l'abbiamo, dare una spiegazione sul perché avvengono gli infortuni è sempre un po' complesso. Quindi ci sono delle evidenze che discuteremo un po' più nella prevenzione, però in questa parte, che è la parte di riabilitazione, mi preme condividere quella che è la forma di riabilitazione che dovrebbe essere comune a tutti gli sport, non solo al CrossFit o agli sport contro resistenza o agli sport ibridi in generale, che è la valutazione da parte del professionista sanitario, per lo più, di quelle che sono appunto le caratteristiche dell'atleta. Diciamo che ogni riabilitazione comincia con una diagnosi medica, per cui il medico fa una diagnosi ed emette appunto una definizione dell'obiettivo e propone appunto un programma di cura, un piano terapeutico che, nella migliore delle ipotesi, con una buona collaborazione e rispetto reciproco col fisioterapista, si elabora. Quindi il compito è del fisioterapista quello di interpretare la diagnosi, conoscendo quelle che sono ovviamente le controindicazioni e tutto quello che concorre in questa patologia, e elaborare appunto un piano di recupero. Questo piano di recupero, come ho anticipato prima, prevede una valutazione da parte dell'atleta. Più la valutazione, questo mi preme proprio tanto dirlo perché rappresenta il cuore della riabilitazione, quindi entriamo subito nel grande segreto, che poi in realtà non è un segreto, è un'evidenza, che è quello appunto di più informazioni tu hai del tuo atleta, più sei in grado di testarlo, valutarlo e più il tuo piano sarà Certo. preciso, ok? Perché sennò si va a scommettere e io trovo sempre abbastanza indecoroso scommettere sulla salute di qualcun altro. È vero che la medicina non è una scienza esatta, è vero che comunque abbiamo delle limitazioni a tutte queste misurazioni, però non usarle non è la giustificazione come risposta a queste scarse evidenze, perché la scienza non è la risposta ad ogni male o ad ogni domanda. Noi abbiamo appunto delle evidenze e sulla base di questo e Scusa, scusa ragionando. Michele, perdonami se ti interrompo. Cioè, come mai stai, diciamo, ponendo l'accento sulla scommessa, diciamo, una scommessa in mancanza di dati rispetto a una valutazione, diciamo, non dovrebbe essere, ipotizzo quindi, la norma valutare prima un caso e poi decidere come affrontarlo rispetto alla scommessa? Cioè, chi è che scommette, fondamentalmente? Chi è che decide senza... Scommettiamo nel momento in cui non abbiamo dei dati che possiamo condividere. Per esempio, se, riguardante l'ampiezza articolare, è sempre bene misurare dall'ampiezza articolare, perché dire aumenta o non aumenta, intendiamo dei parametri oculari, visivi, che possono essere utili in una pratica, diciamo, clinica comune, però è sempre bene usare dei parametri oggettivabili. Più oggettivabili possibili, con ovviamente il limite dello strumento utilizzabile, però è bene utilizzare. Quando parliamo Cioè, di quindi dolore, a fianco all'occhiometro utilizziamo magari esatto, anche altri strumenti esattamente, che più numerici. l'occhiometro va benissimo, cioè tutto fa brodo, per carità, come abbiamo detto, però
Però cerchiamo di usare gli strumenti che sono più oggettivabili possibili. Nel caso appunto dell'ampiezza articolare, è bene usare un goniometro, quindi oggettivare un dato numerico. Se parliamo di dolore, è bene oggettivarla con le scale che abbiamo di percezione del dolore. Abbiamo ad esempio la VAS come scala analogica del dolore. Quindi riusciamo a trasferire quella che è un'informazione con l'occhio, con la deduzione mentale, su un parametro oggettivabile. Cartesio ci ricordava di misurare ciò che puoi misurare, e rendere misurabile ciò che non puoi misurare. Quindi abbiamo la possibilità di oggettivare il più possibile. E questo è importante, per cui queste valutazioni più sono accurate e più sono Anche perché migliori. immagino che questa oggettivizzazione, quindi questa trasformazione in un dato, diciamo, numerico, ci servirà anche per valutare i progressi perché, o i regressi, perché appunto li valuteremo in base alla scala e alla situazione di partenza che abbiamo oggettivizzato, quindi. Esattamente. Per esempio, con un ultimo atleta che proprio ieri ho avuto il piacere di valutare, ci siamo fatti il nostro programma di riabilitazione dopo la diagnosi del medico e abbiamo posto come obiettivo a lungo termine quello di migliorare la prestazione. Ora, ovviamente, come spiego a tutti gli atleti, io accompagno nel percorso. E ovviamente non sono io a decidere ed imporre quello che è un percorso, ma si decide insieme, o meglio, Certo. diamo degli spunti insieme all'allenatore. Qui è un'altra cosa a cui tengo particolarmente, la collaborazione. Riusciamo a ottenere sempre dei risultati molto molto gradevoli, sicuramente migliori di quelli che avrei fatto da solo. Tutti i video che i nostri utenti, i nostri amici possono vedere, per esempio, sulla mia pagina, sono stati tutti realizzati in collaborazione o con l'atleta perché era un istruttore, quindi aveva già le basi per poter gestire alcune componenti del suo recupero, Certo. o tramite la collaborazione con un istruttore. Perché il sapere è un qualcosa di talmente tanto vasto che ognuno di noi può portare la sua parte di conoscenza, ma nessuno può pretendere di sapere tutto, anche di un solo argomento. Per esempio, io mi occupo appunto di esercizio terapeutico, per cui nell'ambito di tutto questo, soprattutto in ambito sportivo, per cui non potrò mai dirvi sapere tutto. Io posso dirvi sapere tanto, poco, alcuni componenti, ma non potrò mai essere così arrogante a dire che so tutto. Per cui la componente di collaborazione è una condizione sine qua non per fare un risultato di qualità. Ok? Quindi appunto. Siamo tutti molto socratici, quindi sappiamo tutti di non sapere, insomma. Beh, direi che dobbiamo partire da quello, perché sennò negare qualsiasi altra forma di risultato che sia il meglio. Come ho detto prima, dobbiamo dare all'atleta il servizio migliore possibile. Il servizio migliore possibile lo diamo in base a vari parametri. Il primo è la propria certificazione, quindi tramite la competenza che viene certificata da organismi internazionali superiori al dire io lo so fare. E poi ovviamente la collaborazione con altre persone, quindi che passa per una cosa la comunicazione, quindi non solo con l'atleta ma anche con altre figure. Per cui questo è il mio invito rispetto a Diciamo, cercare di nella tua avere questi approcci. esperienza hai più avuto appunto esperienza di collaborazioni tra appunto medici, allenatori, fisioterapisti, oppure hai avuto più esperienze contrarie in cui ciascun professionista non solo rimaneva chiuso nel proprio ambito, ma magari denigrava o comunque cercava di evitare che il proprio atleta andasse da altri professionisti? Ma devo dire che forse sono stato fortunato perché tendenzialmente ho sempre stretto delle alleanze con tutti i personaggi con cui ho lavorato. E questo secondo me passa dal fatto che comunque devi parlare la stessa lingua, quindi utilizzare comunque una terminologia internazionale, utilizzare delle basi di lavoro condivise, sono poi il miglior biglietto da visita, oltre il fatto di dimostrarti tu stesso un praticante di quella disciplina. Mi occupo appunto di sport contro resistenza e di contatto, che sono gli sport con cui mi sono formato a Certo. livello personale, per cui ho un'esperienza anche diretta, il che non fa di me il campione di niente, assolutamente. Però so cosa vuol dire sollevare un peso per il proprio body weight massimale, so cosa vuol dire il contatto all'interno di uno scontro di collisione. Sono tutte dinamiche che ti aiutano a comunicare meglio, sono dinamiche che ti aiutano a comprendere meglio la realtà, il vissuto. Per cui fanno parte dell'esperienza anche la pratica personale. Non è l'unica, ma sicuramente fa parte. Diciamo che appunto a fare esperienza degli sport praticati dai propri atleti non è magari condizione sufficiente, ma è comunque una condizione necessaria per sicuramente dare una, cioè per avere una Per dare il professionalità servizio migliore maggiore. possibile. Cioè, noi dobbiamo pensare che diamo un servizio che è una torta fatta di spicchi. Tu
più noi questa torta la rendiamo paritaria a livelli di spicchi che la compongono, e più potremmo offrire un servizio tondo, che è il senso di una Certo. torta, ok? Se vogliamo intendere una torta come la migliore realizzazione di un prodotto Beh, tondo. dopo, questo è anche l'orario del dolce dopo pranzo, quindi ci sta la Perfetto, torta. è già finita la Certo, cucina. perfetto. C'è solo a pensarlo. Esatto. Quindi dicevo appunto sulla valutazione dei parametri, no? Siamo partiti appunto dalla valutazione dei parametri, proprio per non scommettere. Quindi più si hanno valutazioni parametriche efficaci e precise, e più il risultato sarà efficace. Ok? Quindi questa è una cosa che mi preme tanto di fare. Successivamente c'è l'elaborazione appunto del piano di recupero. Perché? Perché in base a quelle che sono state le valutazioni ci sarà la strategia adatta. Per questo dico che dobbiamo sempre valutare, perché senza valutazioni non c'è strategia. Ok? E in Certo. questa elaborazione della strategia ci sono varie componenti che possono far parte di questo. C'è l'esercizio terapeutico, c'è la parte manuale, insomma, sono varie le esperienze che possiamo utilizzare per ottenere il nostro risultato, e dobbiamo usarle tutte tendenzialmente in base a quelle che sono le evidenze scientifiche a riguardo. Questo mi. Posso buttare lì Sì, una certo. polemica e conoscere il tuo punto di Sì. vista? Diciamo. Cosa ne pensi di quei macchinari che sembrano avere poca evidenza scientifica? Ad esempio, butto lì un nome, Tecar. Ok, allora in generale io non utilizzo i macchinari nella mia pratica clinica, da sempre, insomma, quindi non è un mistero, lo sanno tutti i miei atleti, quindi non è assolutamente una novità per nessuno, perché credo che il mio tempo debba essere meglio investito nella pratica dell'esercizio terapeutico, nella conoscenza della persona e nell'erogazione anche della terapia manuale. Tutto questo ha dosi diverse, ok? Però è quello che mi prende il tempo maggiore, che oggettivamente, rispetto a quelle che sono le evidenze scientifiche, ci porta a ragionare in questo senso, perché sicuramente un elettromedicale non ha assolutamente lo stesso peso scientifico di un esercizio terapeutico, e anche la terapia manuale, se comunque non è priva di critiche e di evidenze, ne sussistono di limitate. Limitate è sicuramente un buon motivo per usarla. Sono sempre le dosi, come tutte le cose. In medicina è la dose che fa veleno o fa cura. Per cui penso di averti risposto in maniera Sì, quindi ovviamente anche tu esaustiva. nella tua gerarchia degli strumenti privilegi innanzitutto nella tua pratica le terapie manuali, quindi. A livello di terapie passive, ti dico assolutamente sì, cioè sono le uniche poi assolutamente nell'aspetto passive. Nell'aspetto attive, ovviamente, nell'aspetto delle attive, c'è quella invece dell'esercizio terapeutico. Ok, quindi siamo partiti da quella che è una valutazione dell'atleta, perché tale valutazione è proprio collimante di concerto con quella che è la prevenzione. Per cui entriamo subito a gamba tesa su quello che è il secondo aspetto interessante, che, come vedremo, spero di comunicare questa cosa ai nostri amici. Cioè il fatto che riabilitazione e prevenzione non sono poi parametri così tanto, obiettivi così tanto distanti, perché l'una deve allontanare l'altra, nel senso, Certo. se una qualità di un atleta è elevato, e per qualità sicuramente se ne può parlare, e porterò alcuni esempi di quelle che sono le evidenze scientifiche in merito alla prevenzione, quindi alla qualità dell'atleta, e più la percentuale di infortunio sarà bassa. Ma quali sono queste qualità che negli ambiti di controresistenza sono emersi? Innanzitutto cominciamo a dire che ho sentito anche prima, quando ti sei collegato, che lo accennavi anche tu, il tasso di infortuni nella pesistica è comune a tanti sport in assenza di contatto. È circa 2-3-3-3, insomma, circa questa media, ogni 1.000 ore di allenamenti, che è abbastanza bassa, più o meno quello che si trova negli sport track and field, come l'atletica, per esempio, la linea Certo. leggera. Quindi è Allora, molto perdonami basso nella Michele, percentuale. la possiamo ribadire per bene questa cosa anche per sfatare un pochettino il mito che i pesi fanno male? I pesi fanno male a chi non li fa, questo sicuramente Certo. è più Oppure vero questo. come rispondo io perché tu non sai quanto male fa il divano. Esatto, cioè non fa male a chi non li fa. Poi, come abbiamo sempre detto, è sempre la dose in qualsiasi cosa che noi facciamo a determinare se quella azione è negativa o positiva. Poi ci sono azioni che sono assolutamente negative, per esempio il fumare non è una questione di dose, è una questione Certo. di estrema nocività. Quindi Diciamo che alcol sicuramente e fumo non hanno dose benevola forse di è vino, entrambi. non lo so, non sono così informato sull'argomento, No, però purtroppo nemmeno l'alcol, purtroppo ah, nemmeno ok, l'alcol. quindi tu ne sai più di me, quindi ok, queste sono delle condizioni che sicuramente non ci aiutano. Sicuramente, ecco, correggimi se sbaglio,
La birra sicuramente non è un buon integratore post-workout. Beh, è strano perché mi stai sfatando tutti questi miti di colpo. Ok. Ma comunque, rimanendo nel nostro, quello che è importante appunto capire, giustamente sono contento che l'abbiamo ridetto insieme, è che comunque il CrossFit, come tutte le attività contro resistenza, non sono dannose, cioè hanno i rischi comuni a una qualsiasi pratica sportiva in assenza di contatto. È sempre la persona al centro di tutto, e per persona intendiamo appunto i professionisti e la persona protagonista del proprio percorso. Anche perché la letteratura scientifica ci dice che ci sono, boh, per esempio, abbiamo detto che circa 2-3-3-3 il tasso di infortuni nel CrossFit ogni 1.000 di allenamento. A pedaggio di Quindi allenamento. ogni, diciamo, secondo le attuali evidenze scientifiche che abbiamo, in questi sport ogni 1.000 ore di allenamento si infortunano tra le due e le tre persone, giusto? Esattamente. Sì, no, cioè, avvengono 2-3 infortuni. Poi non è Due o detto tre sono infortuni, due perdono. persone, è il numero di infortuni, non il numero di persone. Comunque, sì, insomma, più o meno è quello il concetto. L'importante è capire, al di là dei numeri, che sono sicuramente preziosi, e che sono dei tassi comuni ad altri sport. Quindi non è che saltare fa bene e sollevare pesi fa male. Fa tutto bene e fa tutto male, sempre in relazione alla Certo. dose con cui noi svolgiamo tutto questo. Ma se pensiamo, per esempio, e teniamo un attimo i numeri, quindi un passo indietro sugli sport di contatto, gli sport di contatto raddoppiano, triplicano questi numeri. Per cui questo è interessante notare, Questo lo ovviamente. potremmo dire ai numerosissimi genitori che, impauriti dai pesi, mandano i figli a fare calcio e c'è un triplo, c'è il triplo di infortuni che avvengono nel calcio rispetto ai pesi. Sì, ma con questo non dobbiamo neanche demonizzare il calcio, perché comunque No, ogni no, però attività molte è volte la relativa sempre alle motivazione persone. è. Sì, però ovviamente molte volte la motivazione è i pesi fanno male e invece molto meglio il calcio. No, dal punto di vista degli infortuni, se ci basassimo, diciamo, soltanto sui dati, no. Esatto, e dobbiamo sempre basarci poi nel svolgere un'attività sulla nostra passione. Io dico sempre che non esiste uno sport terapeutico, cioè è meglio svolgere questa attività o quest'altra, ma non è vero, devi svolgere l'attività che ti piace, poi aspettare i Certo. professionisti, adattarla alle tue condizioni, ok? Quindi esiste lo sport che ti piace e che fa per te, non quello migliore di un altro. Quindi questo è perché il movimento è tutto bello, a me quando mi dicono ma ti piace questo esercizio, questa disciplina, ma a me piace tutto il movimento, perché tutto lo vedo come uno strumento di terapia o di benessere. Dipende sempre da come appunto torniamo E l'ennesima poi volta sulle persone. ovviamente, come dici anche tu, lo sport deve piacere per il semplice motivo che i suoi benefici si hanno soltanto se una persona pratica sport nel tempo. Perché io posso anche dirti lo sport migliore del mondo è la ginnastica artistica. Tu lo fai per un mese perché non ti piace, in un mese non ti è cambiato nulla. Se invece a te appunto piace il rugby e lo fai per 10 anni, allora sì che lo sport ha i suoi effetti positivi sul tuo sviluppo psicofisico. Assolutamente sì, questa cosa aggiungo una cosa molto interessante, che è che sto scrivendo proprio un libro su questo argomento e punto il focus su quello Quindi che notizia in anteprima, è, ci esatto, dai notizia in subito questa bomba anteprima, in anteprima. e pongo gli effetti su quelli che sono appunto gli adattamenti cronici, che sono un po' diversi da quelli acuti, che noi ci basiamo spesso magari sulla percezione di uno sport, di un'attività. O anche un esercizio terapeutico, su quali sono le percezioni acute, le sensazioni e le percezioni, e quindi i segni e i sintomi, quando in realtà dovremmo porre molta più enfasi su quello che è il beneficio o comunque l'adattamento cronico, cioè a lungo termine, perché sarà quello poi a creare la base di una prevenzione e di un adattamento vero agli infortuni e alla pratica sportiva. Per cui ricordiamoci sempre che appunto la longevità, come me mi piace ribadire, è poi esattamente l'ingrediente fondamentale per un piano operativo di qualità e per una prevenzione di una pratica sportiva in generale, sempre di qualità. Sempre riguardo quelle che sono le evidenze che abbiamo detto poc'anzi, se vogliamo identificare qualche elemento un pochino più specifico nelle pratiche contro resistenza, in particolare in sport ibridi come il CrossFit, che è l'oggetto della nostra chiacchierata di oggi, è che sono state individuate alcune componenti. Come la velocità, la tecnica, il dosaggio fra carico e recupero, che sono, potremmo dire, diciamo, a un occhio meno scientifico e quindi a una mente magari non allenata a leggere quella letteratura, qualcosa di abbastanza evidente. Ma per fortuna che sia evidente, insomma, non è una nota negativa, perché tutto cosa riporta? Riporta tutto sempre a quella che è la qualità e la conoscenza dell'argomento da parte del professionista e l'aderenza della persona al programma o di riabilitazione, Certo. appunto, o di allenamento. Per cui sono noti quelli che sono i fattori di rischio. È la manipolazione di questi che fa la differenza.
Tant'è che un altro studio molto interessante, io tutte queste cose in maniera tecnica ne ho parlato in un'altra intervista per una società scientifica italiana, e quindi chi fosse interessato, insomma, lo può cercare sul mio profilo, degli approfondimenti tecnici su questo. E riportavo proprio questo studio qua che sto per citare adesso, che ci riporta al management dell'allenamento come il vero problema degli infortuni nella pratica del CrossFit. Quindi diciamo che è Bene, abbastanza questa cosa è molto evidente. interessante, quindi approfondiamola per bene. Poi c'è una domanda, Michele, magari la cerchiamo di risponderla dopo, perché questa cosa mi interessava. Perfetto, è concluso, nel senso che poi alla fine è tutto riportato a quella che è la preparazione e alla capacità di comunicazione delle persone. Quindi, diciamo, per management dell'allenamento, quindi gestione dell'allenamento. C'era una scala quindi di priorità che dovrebbe avere un allenamento per in ottica quindi di prevenzione anche degli infortuni, secondo questo studio che stavi citando? Allora, diciamo che la gestione del carico, che è una componente del management dell'allenamento, sono informazioni già note. Esistono dei termini con cui possiamo misurare tutto questo, termini imperfetti, ma esistono, per cui sicuramente abbiamo modalità di misurazione per poter sviluppare una scelta adatta. Ma non c'è solo il carico dell'allenamento, c'è anche la valutazione dello stato psicologico, del stato di psicobenessere, però era un po' brutto da dirlo, quindi mi sono fermato a psico. La gestione psicologica della testa è un altro parametro da tenere in considerazione, nonché poi ci sono dei parametri minoritari come le varie componenti, come la flessibilità, come la forza muscolare, come la forza resistente, come la capacità cardiorespiratoria, per cui abbiamo un sacco di strumentazioni per poter fare. Io ho il mio metodo per poter valutare tutto questo ed è quello che poi alla fine mi permette di avere i risultati che pubblico e che condivido, perché un'altra cosa a cui tengo è sempre in ambito di comunicazione, condividere i tuoi successi, quelli che sono i tuoi percorsi, perché è una forma, Certo. diciamo, di scientificità a un livello molto base e molto empirico. Però che cos'è la scienza? È condivisione, la pubblicazione e la votazione del tuo manoscritto da parte di un Certo. gruppo di paritari peer-to-peer, è proprio esattamente questo. Quindi anch'io, a un mio livello base di scienza, non faccio altro che condividere quelle che sono le mie esperienze, raccontando quello che è successo, per appunto ricevere dei commenti e dei feedback di tutto questo. Se vuoi possiamo anche già rispondere a Certo. questa domanda che ci fa Pierluigi, ma chi utilizza i sovraccarichi ha uno sviluppo muscolare migliore rispetto a chi non li utilizza? Ok, bella domanda. No, perché appunto noi parliamo di sport contro resistenza, cioè è la resistenza che crea l'adattamento, non è il mezzo. Il mezzo è qualsiasi cosa, cioè il muscolo non è che percepisce la differenza tra un piegamento a terra e una spinta su panca. Nel senso che Certo. comunque l'adattamento ormonale, ma non solo, insomma muscolare, tutto quello che concerne l'adattamento in cronico, è semplicemente la risposta a uno stimolo, lo stimolo può essere qualsiasi cosa. Sicuramente ci sono degli stimoli, cioè dei mezzi che ci permettono di stimoli più precisi, più oggettivabili, più facili da gestire, e quindi sicuramente questo è vero, ma se parliamo di puro mezzo, i mezzi sono mezzi. E quindi se io adesso volessi approfondire la domanda e ti dicessi fare allenamento contro resistenza rispetto a non farlo, è meglio o è peggio? No, è uguale, è uguale, è uguale. Dipende la persona quanto è adatta a svolgere quell'attività. Se mi viene un atleta che non ha mai svolto lavori contro resistenza, sicuramente non penso che gli propongo, perché lui ha un tipo di esperienza, probabilmente immagino col corpo libero, per cui sicuramente ricalcherò, modellerò quello che è il suo Certo. passato. No, ma io credo, se mi permetto di interpretare la risposta di Pierluigi, che era una tua idea generale del miglior sviluppo, diciamo, psicofisico della persona. Quindi, in un'ottica di miglior sviluppo, ritieni che debbano comunque essere presenti allenamenti contro resistenza oppure no? Ma non sono assolutamente necessari, nel senso che, ripeto, è sempre quello che la persona sviluppa. Faccio un esempio, per esempio, dei ginnasti, no? Molti ginnasti non usano l'utilizzo dei sovraccarichi, però nessuno No. potrebbe dire che sono deboli, non sono ipertrofici. Assolutamente, sviluppano più delle capacità muscolari rispetto ad altre. Hanno sicuramente le zone maggiormente sviluppate rispetto ad altre perché sono le maggiori richieste funzionali. Però Certo. non esiste la ricetta magica, esiste soltanto la conoscenza della fisiologia del corpo, sia in ambito di salute sia in ambito patologico. Per cui la fisiologia è la fisiopatologia a dettare le regole.
Penso di aver Bene, risposto bene. in maniera. Sì, quindi comunque, ad esempio, nel caso del ginnasta è il perfetto esempio comunque di atleta che si allena contro resistenza, ma non utilizza i sovraccarichi, quindi utilizza in un certo senso il proprio corpo e la forza di gravità. E se Esatto. invece appunto ti dicessi in generale un allenamento contro resistenza, quindi o fatto a corpo libero o fatto con i pesi, ritieni sia migliore per uno sviluppo rispetto a un allenamento solo di resistenza, quindi di endurance? Se parliamo dello sviluppo muscolare puro, fino a se Sì, stesso, in generale. sì, in generale, ma purtroppo mi ritrovo ancora in quella che è una risposta simile a quella di prima. Non c'è uno sviluppo migliore, c'è uno sviluppo adatto a quelli che sono anche gli obiettivi, perché pure l'ipertrofia, ma di che capacità ipertrofica parliamo? Parliamo di volumi da bodybuilder, parliamo di volumi, per esempio, di un triatleta, parliamo che idea c'è di ipertrofia? È tutto relativo alle esigenze. Ai preconcetti, quindi anche bias in questo senso, e a quelli che sono poi i mezzi a disposizione. Hai per esempio una palestra dove recarti, hai soltanto alcuni attrezzi con cui lavorare, hai dei piaceri o delle necessità, hai dei modelli di riferimento, è tutto molto relativo, ma questo vale anche per la riabilitazione. Molti appunto mi chiedono a mio obiettivo se si devono organizzare con degli strumenti a casa, no? Io cerco di capire quali sono le sue aderenze, cioè tu vuoi poi allenarti un secondo momento, potrebbe essere una buona occasione quella di prendere confidenza, magari un percorso abilitativo con alcuni tipi di schemi motori o di sovraccarichi, per poi tornare o iniziare un'attività con un istruttore competente, il tuo percorso virtuoso sportivo, oppure tu vuoi semplicemente migliorare quelli che sono, poi semplicemente è ovviamente relativo, vuoi lavorarti con quelli che sono gli schemi motori legati a un'attività di track and field, quindi di corsa oppure di ginnastica, è tutto molto relativo. Esiste solo la conoscenza e l'adattabilità di questa alla persona. Questo è anche spesso quelle che sono le evidenze sul dolore, perché è molto importante dire questo. Per esempio, dolore, infiammazione e lesione non sono tre sinonimi, sono tre aspetti diversi di una risposta che possono anche coesistere, ma sono slegati. E come si fa a capire? È la conoscenza, è la fisiologia della persona, è il parlare con altre persone, con il medico in questo caso, se parliamo di capire quello che il nostro atleta sta passando in questo momento e quello che gli sta succedendo. E poi l'interpretazione. Per questo poi dico è importante anche non solo lavorare a un certo livello, se vogliamo dare sempre una torta che sia più tonda possibile, quindi con tutti questi spicchi, avere un'esperienza ad alto livello e anche un'esperienza personale nel proprio. Per capire, anche interpretare quelle che sono delle sintomatologie o delle manifestazioni comuni. Io faccio l'esempio dei DOMS, no? Cioè, come facciamo a spiegare ai nostri atleti DOMS se non l'abbiamo mai provati? E non è che parliamo di Certo. sperimentare chissà quale sensazione complicata. Basta che ti fai le scale di casa a piedi veloci, insomma, non sei Certo, allenato, 10 già ce volte. l'hai. Cioè, 10 volte già ce l'hai DOMS. Questo è un esempio, ma questo si confà in tutta una serie di cose che poi alla fine sono la pratica clinica. Quindi spero di aver risposto. Sì, giusto, Pierluigi, ovviamente ora so già probabilmente cosa risponderai, ma ti faccio la domanda. Quello che volevo chiedere nello specifico era se chi fa pesistica olimpica da bambino svilupperà un fisico più armonico, senza paramorfismi, rispetto a chi farà solo il corridore, ad esempio. Ok, questo è interessante, più specifico. Allora, diciamo che ogni attività sportiva sviluppa una propria fisicità, che anche all'occhimetro è facile da valutare. Quindi sicuramente c'è una soggettività indotta dal tipo di Certo. stimolazione che poi in cronico determinerà. Quindi questo sicuramente è un dato di fatto. E per quanto riguarda migliore o peggiore sui paramorfismi, sai, i paramorfismi sono appunto non dei veri e propri dismorfismi, che sono delle patologie. I paramorfismi sono delle situazioni abbastanza compatibili con quella che è una individualità intersoggettiva, quindi fra soggetti. Ragione per cui diciamo che un corpo che cresce con una stimolazione legata a un movimento, quindi a uno sport, è sicuramente migliore di un corpo che cresce senza uno sviluppo motorio. Quindi Certo. questo vale per tutti gli sport. Quindi non parlerei di meglio o peggio tra sport, ma parlerei di presenza o assenza di stimolazione sportiva. Beh sì, ovviamente il sedentario è comunque il peggiore, diciamo la condizione peggiore tra tutti. Poi sì, sicuramente
oltre alla questione, diciamo, dello sviluppo proprio dell'organismo umano, c'è anche la questione, come dicevamo prima, del piacere più o meno verso un determinato sport e anche di concezioni estetiche personali. Quindi una persona magari può piacere maggiormente uno sviluppo muscolare più esposto, magari un'altra persona meno, quindi, perché fondamentalmente al corridore a cui piace correre, fondamentalmente se gli piace quell'attività è difficile convincerlo che dovrebbe integrare che ne so, con degli allenamenti contro resistenza, anche se magari riteniamo che lo sviluppo sarà migliore. La strategia è sempre frutto di un'ipotesi, no? Di un'ipotesi, quindi di obiettivo. E anche nella direzione questo è fondamentale, cioè quando io decido un piano terapeutico, che sia per una terapia professionista o amatoriale, cerco sempre di calcare quelle che sono le sue, non solo esigenze, ma anche le sue inclinazioni, perché noi dobbiamo essere soprattutto gli alleati al medico, che sono appunto fisioterapisti, infermieri, ostetrici, quindi collaboratori al medico. Dei supporti a quella che è l'attività del medico e anche dell'allenatore, perché noi siamo dei collaboratori, dobbiamo quindi integrare quello che è già un percorso esistente di cura medica, di terapia medica, quando ovviamente l'infortunio è più grave, o il percorso sportivo che è stato redatto dall'allenatore, un sostegno. Quindi dobbiamo far adattare a quello che è il suo percorso. Per questo è importante comunicare. Per esempio, sempre nell'ambito appunto riabilitativo, che è quello che mi preme di più. La valutazione dei parametri che abbiamo detto, che è poi l'oggetto del mio lavoro, è quello che io poi comunico sia all'atleta che agli altri professionisti con cui mi interfaccio, perché sarà tutto là poi la valutazione. Ovviamente la percezione dell'atleta, sempre cercando di oggettivarlo, è un dato fondamentale, ma non è l'unico. Cioè, stare bene, sto meglio, sto peggio, sto uguale. Perché vuoi dargli un valore? Perché spesso poi quando Certo. oggettivizzi questo, ti rendi conto che non è proprio così come l'atleta aveva in testa. Questo è No, che anche magari una dice lingua sto comune. meglio, poi magari un atleta dice sto meglio, poi gli fa il test che gli hai fatto la volta precedente e risulta un punteggio inferiore, vuol dire che c'è una piccola discrasia, insomma, tra la sua percezione e la valutazione pratica, no? È un dato, va poi interpretato ovviamente nella complessità dei vari dati, però sicuramente è un dato su cui insieme possiamo ragionare, perché tu quando mi dici stai meglio, mi fido, perché ovviamente mi fido di quello che mi dice un Ovvio, atleta, ovvio. ma non so cosa significa. Che intendi tu per stare meglio? Che intendi? Per esempio, in questi ultimi giorni mi sto allenando di meno, no? E quindi ho un piccolo dolore al ginocchio dato dalla sedentarietà di queste settimane che sono state, queste 2 settimane che mi sono allenato, dato che sono stato piacevolmente pieno di impegni. E quindi questo mio doloretto lo identifico comunque in una situazione di benessere, perché so che è qualcosa che appena ricomincio a muovermi mi passa. Certo. Probabilmente la stessa percezione di un'altra persona è vissuta come invece un'alterazione del proprio stato di salute. Per me non è un'alterazione del mio stato di salute, è semplicemente un fastidio che so che risolverà a breve, quindi non mi sento alterato nella mia salute Ovviamente, di salute. però, in questo caso il tuo livello, cioè le tue competenze, le tue conoscenze, ti permettono di avere una ottima, cioè, autopercezione di te, quindi è Ma ovvio che questo nel tuo servono i caso. professionisti, per questo noi siamo dei collaboratori, ma anche il medico in questo senso ancora, siamo tutti dei collaboratori al servizio della salute dell'atleta, perché noi dobbiamo essere consapevoli del progetto, perché noi siamo i primi a sapere quello che si può provare, torniamo sempre dietro all'esperienza personale, quindi sono una serie di esperienze che si devono sommare, la conoscenza teorica in questo senso è una di queste, per questo io mi punto tanto, mi batto affinché tutti i professionisti siano certificati da un punto di vista internazionale. Io, per esempio, ho diverse certificazioni in questo, ho il Sport Physical Therapist, che è una certificazione internazionale della conoscenza della riabilitazione sportiva ad alto livello, il CSCS, il CEP, sono tutte certificazioni internazionali di conoscenza del condizionamento fisico e dell'esercizio fisiologico clinico. Sono cose che ogni E quindi professionista si deve battere. ovviamente da questo punto di vista, no, non si finisce mai di imparare, quindi ogni Impossibile. ulteriore tassello che migliori appunto le competenze sicuramente è benvenuto. Ed è sempre anche questo il sistema di misurazione, no? Che diciamo prima, anche questo lo studiare per conto proprio va benissimo, però ci basiamo anche lì sull'occhimetro, no?
Certifichiamo invece tutte queste conoscenze che anche da soli possiamo ovviamente fare tramite ad esempio il tuo blog, che ho visto che sei molto attivo, quindi vanno bene tutte queste risorse aggiuntive personali, ma andiamo oltre a fare una ricerca personale, anche una ricerca condivisa che possa essere certificata attraverso appunto un qualcosa che abbia un valore internazionale. È sempre la coerenza con quello che si propone, la differenza sul lungo termine, quindi sull'adattamento cronico, usando sempre un termine sportivo. Quindi anche nella formazione, appunto, ci sono sicuramente percorsi che strutturano in maniera migliore il proprio percorso. Ora, volevo, diciamo, avevamo gli ultimi 10 minuti e mi piaceva con te fare un piccolo gioco. Quindi immaginiamo che sia avvenuto il fattaccio. Quindi è avvenuto un infortunio. Diciamo, non sappiamo bene a cosa. Ci stiamo allenando al box nel workout tal dei tali, abbiamo un infortunio, un dolore, un fastidio. Buttiamo lì, secondo la tua esperienza, tre cose da fare e tre cose da non fare. Ok, allora, la prima cosa da fare è non spaventarsi, è proprio Ok. la cosa primaria, potrebbe prendere un Vedi già piede. gente sbiancare, gente che si. No, No. no, guarda, anzi, potremmo dire non preoccuparsi, non preoccuparsi, non preoccuparsi, nel senso che Perfetto. preoccuparsi nel senso spaventarsi, non vuol dire fare lo struzzo, cioè fare finta di niente. Non preoccuparsi significa non generare un sentimento di negatività estrema che spesso è al limite con prospettive future negative, quindi non potrò più fare, sono Certo. inabile, sono rotto, è finito. Diciamo che tutti quei sentimenti negativi non devono proprio entrare, e se entrano dobbiamo scacciarli semplicemente non dandogli conto. Questo non significa, ripeto, fare lo struzzo, significa anzitutto non preoccuparsi. Il secondo Evitare step, magari negatività eccessiva. allarmismi, evitare allarmismi. Poi, proprio evitare però di fare lo struzzo, è rivolgersi a un professionista che sicuramente ridirà la prima cosa che ho detto, cioè non ti preoccupare, qualunque cosa sia, l'affrontiamo e la risolviamo. E terza cosa da fare, armarsi di pazienza. Quindi semplicemente accettare quello che è avvenuto, che sia una cosa piccola, che sia una cosa più grande, comunque accettarlo per lavorarci sopra. Quindi queste sicuramente sono le tre cose da fare. Le tre cose da Perfetto. non fare potremmo dire un po' ovviamente il contrario, quindi spaventarsi, non spaventarsi, non pensare che il tuo corpo non possegga tutte le risorse di cui ha bisogno, ed avere fiducia nei professionisti a cui ci rivolgiamo, medico, fisioterapista, allenatore, perché sicuramente con la comunicazione fra tutti questi una soluzione si trova sempre. E nella mia pagina Bene, beh. invito a vedere i video anche di atleti che poverini hanno subito gli infortuni gravi. C'è un ultimo episodio, per esempio, di un ragazzo con un'ernia cervicale espulsa, vera, quindi non presunta, diagnosticata con tanto di esami elettromiografici alla mano, che sta recuperando, insomma. Lui semplicemente ha seguito quelle tre cose ed ha evitato queste altre tre cose che abbiamo appena adesso detto, tra l'altro con un lavoro di telemedicina, quindi tutto a distanza. Quindi assolutamente è tutto fattibile. L'importante è sangue freddo e conoscenza. Buono, buono. E perché invece molto spesso quello che anche vedo accadere, innanzitutto, a parte la negatività, credo due azioni che da un certo punto di vista sono entrambe negative. La prima è la totale inattività, quindi ci si ferma completamente da qualsiasi movimento e, correggimi se sbaglio, invece sarà proprio il movimento la nostra medicina per tornare operativi. E la seconda cosa che si fa è un po' una autodiagnosi, quindi in autonomia si fanno esami, risonanze, lastre, cioè già che dovrebbe invece consigliare il professionista, non la persona. Assolutamente sì, evitiamo gli estremismi. Il primo estremismo è fare lo struzzo, cioè fare finta di niente e lavorarci sopra. L'altro estremismo è interrompere tutto. La via di mezzo è sempre quella più virtuosa, in questo caso ancor più che l'esercizio è appunto terapeutico, nella nostra eccezione professionale. Quindi evitiamo gli estremismi, qualsiasi forma che vada al di là o al di qua di quella che è la linea comune ed è quella centrale, è da evitare. Per questo rivolgiamoci ai professionisti, perché insieme ai professionisti troveremo quella che è la nostra via comune. Beh, da Questo questo punto di vista non è questo. posso che essere d'accordo con te. Un'ultima domanda, e sfruttiamo anche la domanda di Pierluigi.
la forza in chiave di prevenzione. Quindi Pierluigi ovviamente si chiede se l'aumento della forza massimale è comunque un fattore di prevenzione dagli infortuni. Lui fa l'esempio, appunto, se riesco a fare 20 trazioni di forza rispetto a una persona che non le fa, se sono più protetto da tutta una serie di infortuni. Tu che ne pensi? Questo allora è meraviglioso questo argomento perché spero di dirlo in 20 secondi, riassunto in 20 Casomai secondi. sarai già precettato per una prossima diretta. Va bene, con piacere. La forza ha tanta evidenza perché in genere è il parametro più scarso. Quindi fare un lavoro di forza sì, previene infortuni, ma perché in genere la gente è debole, spesso è debole. Ma non è la forza, non esiste un parametro. Tu devi valutare l'atleta, devi vedere quale parametro fisiologico è carente. Spesso si trova la forza come carente, per questo la forza inizialmente protegge, perché la maggior parte di atleti sono deboli, ovviamente è un debole, è un concetto, è sempre in relazione a. Quindi ecco, questo Quindi è il grande riassunto. il nostro anello debole nelle capacità organico-muscolari, nelle capacità coordinative, sarà proprio quello, magari il punto invece da rafforzare in chiave di Esattamente, prevenzione. la lingua batte dove il dente duole. Questo per usare invece un occhimetro proprio ad altissimi livelli, che è l'esperienza popolare con un detto, è un ottimo riassunto di tutto. Anche in questo caso la saggezza popolare arriva lì dove la scienza arriva solo secoli Esatto. dopo. Per la serie, mia nonna mi aveva detto di fare sempre la stessa cosa, ora dopo 50 anni esce la revisione sistematica, ma già mia nonna l'aveva capito 50 anni fa. Vabbè, ma è una cosa meravigliosa avere delle conferme, Certo, anzi, certo, meno male. certo, certo. Bene, direi che no, abbiamo ancora qualche minuto, quindi se hai qualche altro. Mi piaceva questo discorso appunto della prevenzione, quindi cercare di lavorare proprio sui punti deboli che poi per molti, come dicevi tu giustamente, rientrano nella forza e quindi magari cercare di lavorare lì, ma magari per altri potrebbero rientrare, non so, nella mobilità o nell'equilibrio, magari in altre capacità. È proprio quello, quindi è il fattore che potrebbe predisporci di più agli infortuni. Questo sicuramente è una cosa molto, molto interessante che mi piacerebbe magari sì, sviluppare in una successiva chiacchierata, perché molto spesso invece, soprattutto nella mia esperienza, soprattutto le donne evitano tutta una serie di lavori proprio perché insomma, ritengono che magari non servano, addirittura ingrossino, e invece proprio quello, guarda caso. Magari ingrossino con questa velocità, insomma, Certo. sarebbe una speranza di tutti noi maschietti, probabilmente, Certo, di andare ma su quella soprattutto, velocità. esatto, io quello che rispondo tra le altre cose è, cioè, ma guarda tu, ci sono persone che si allenano 7 giorni su 7, mangiando solo per quell'obiettivo, dormendo solo per quell'obiettivo e non riescono a far crescere i muscoli. Poi arrivi tu, 2 allenamenti settimanali con un pesettino e riesci a fare più di loro, quindi cioè, ti dovrebbero quasi utilizzare come esempio, ti dovrebbero studiare perché c'è qualche Certo. caratteristica. Però ci sta tutto questo, nel senso che comunque sono dei preconcetti comuni in ogni disciplina, per cui non è solo nel nostro ambito sportivo. Spetta sempre al professionista sfatare, ma non tanto con la forza della scienza, ma con la forza della ragione, che utilizza anche la Certo, con scienza, la logica, con la con la logica, certo. logica, con la pura logica e con la disponibilità comunque a fare un percorso con l'atleta, col paziente, che spesso è anche conoscitivo, non solo pratico, ma anche conoscitivo. Sì, in effetti sono perfettamente d'accordo con te. Abbiamo un'altra domanda relativa alla coordinazione. Se la coordinazione una volta acquisita può nuovamente diminuire se non viene allenata costantemente. Quindi andiamo a buttarci nelle capacità coordinative. Esatto, che è il parametro che prima ho escluso tra le capacità fisiche, quando racconto appunto la forza esistente, la forza massima, appunto l'aspetto circolatorio, ci sono anche appunto le capacità coordinative, propriocettive in generale, e quindi sono un altro parametro, dipende, sono carenti? In quel caso sicuramente potranno essere protettive rispetto a un infortunio futuro. Quindi è sempre l'analisi della persona. Tra l'altro, i miei atleti lo sanno, appunto, vedo che qualche mio atleta che saluto, insomma, tra questi spettatori, ha già fatto un percorso con me. Loro sanno bene, la valutazione che faccio loro per comprendere quale carenza c'è. E ogni volta che comunque andiamo a lavorare su quell'aspetto, su quegli esercizi, con quegli esercizi, ma non solo, è sempre per riempire quella carenza. Sempre. Perché è quella.
la nostra logica terapeutica in qualsiasi condizione, riabilitativa o preventiva. Sì, e poi appunto mi piaceva sottolineare anche questo fatto che non si pensi che diciamo tutto il nostro lavoro, sia di prevenzione che di recupero, inizi e finisca dal fisioterapista. No, il fisioterapista ci conduce in una strada che poi noi in autonomia dobbiamo fare. Non è che io vado una volta al mese, una volta a settimana dal fisioterapista e poi in tutti gli altri 7 giorni sto stravaccato sul divano o comunque mi alleno come facevo prima. No, cioè il lavoro, anche qui il grosso, dobbiamo farlo noi, no? Correggimi se sbaglio, Michele. Io faccio l'esempio dei tuoi colleghi, cioè il nutrizionista ti può dare la dieta più perfetta del mondo, ma la scelta di quando apri il frigo è la tua. E qui certo, è uguale. Cioè, il nostro lavoro è uno strumento che la persona deve utilizzare. C'è una capacità attiva che è una condizione sine qua non per la buona riuscita. E il professionista, nutrizionista, allenatore, fisioterapista, sostiene, collabora all'atleta. Esatto. E io con questa ci avviamo quindi alla conclusione. Io ti ringrazio ovviamente, Michele, sia perché mi hanno detto che non hai fatto pranzo per questa diretta, quindi sei vorace ed affamato. Sei a digiuno da stamattina, vuol dire. Esatto. E quindi ovviamente se vi interessa ancora di più l'argomento, fatemelo sapere in maniera tale che possa organizzare altre dirette su questo tema e ovviamente seguite Michele, perché anche lui su Instagram, ma anche su YouTube, approfondisce bene dal tuo punto di vista queste tematiche, che comunque sono tematiche sempre interessanti, e poi, come spero che abbia dimostrato la nostra chiacchierata, sono tematiche multidisciplinari in cui si incrociano sempre tutti gli argomenti, proprio perché appunto noi, la visione giusta, come diceva Michele, è una visione globale, una visione olistica, non una visione settoriale dove le materie rimangono chiuse a compartimenti stagni. Quindi io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato. Sei già quindi precettato per un'altra diretta. Con piacere. E niente, quindi ricordo che questa diretta adesso la inseriremo subito su IGTV, nei prossimi giorni la troverete anche su YouTube e sui canali podcast audio, quindi su Spotify, su Apple Podcast, eccetera, eccetera. Michele, che dire? Grazie della chiacchierata. Grazie a te, grazie a voi, è stato un piacere e ci rivedremo allora. Perfetto, perfetto. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao a tutti, buon lavoro.